Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale Tutto Tech. Oggi vogliamo presentarvi una new entry per quanto riguarda la gamma di prodotti Amazon che sono stati acquistati dalla Tutto Tech. Ieri ho messo un post su YouTube dove dicevo appunto facevo qualche spoilerata abbastanza velata e parecchi di voi hanno captato di che cosa si trattava. Oggi andremo a vedere, faremo l'unboxing, l'accensione, la prova. Dopodiché, in un secondo video, vi farò la comparazione con un altro prodotto. Ma prima di tutto questo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace, in modo tale da supportare il canale che sta crescendo veramente bene grazie a voi. Ma detto questo, ragazzi, vi lancio la nostra sigla! Siamo giunti finalmente al momento dell'unboxing. Ogni volta è un'emozione aprire questi pacchetti che arrivano da Amazon. Ed eccolo qui. Echo Dot di quarta generazione con orologio frontale e dà anche informazioni di temperatura e tante altre informazioni. Adesso lo apriamo e poi andiamo a vedere le caratteristiche, l'accensione e tutto il resto. Nel frattempo togliamo la plastichina. Oh, fantastico! Finalmente anche noi con l'Amazon sferico. All'interno della confezione naturalmente troviamo il prodotto e, sorpresa sorpresa, l'alimentatore. La scatola, come al solito, non contiene nient'altro, quindi la possiamo eliminare. Nel momento in cui acquistate questo prodotto, Amazon vi invierà una mail per poter seguire le istruzioni di configurazione. Ma comunque vi ripeto, è molto semplice. Una volta, se è il vostro primo acquisto, lo collegate, lo accendete, scaricate l'applicazione col nome della nostra assistente vocale. Dopodiché seguite tutte le indicazioni. Abbiamo fatto anche un video dove configuriamo il vecchio Echo Dot 3. E vi posso garantire che è la stessa identica cosa. Se invece siete già felici possessori di tanti dispositivi Amazon, vi basterà effettuare l'acquisto. Nel momento in cui effettuate l'acquisto, se entrate nella app del vostro assistente vocale, troverete già il dispositivo, ma disattivato offline. Nel momento in cui andate ad accenderlo, automaticamente prenderà tutte le impostazioni e potrà comandare tutto quello che voi avete in casa automaticamente. Andiamo a vedere un po' più nello specifico come è fatta questa palletta. Intanto si tratta di un dispositivo, a differenza dell'altro, di forma sferica. Amazon ci tiene a dire che, per quanto riguarda la stoffa, ha riciclato il 100% del tessuto. Per quanto riguarda la plastica nella parte posteriore, è stata una fase di riciclo al 50%. Nella parte posteriore troviamo la solita alimentazione e l'AUX. Nella parte in alto troviamo i tasti di volume, più o meno, azione e il tasto per poter silenziare la vostra assistente vocale. Adesso però procediamo all'accensione e vediamo come si presenta. Andiamo ad inserire l'alimentazione. Ho inserito la presa di corrente. Aspettiamo un attimo, si accende il LED blu. Come potete vedere, dalla parte alta è stato portato nella parte bassa. Tipica musica e luce di configurazione. Hello, your device is ready for setup. Ciao, il dispositivo è pronto per la configurazione. Scarica l'app Alexa e segui le istruzioni. Connessione del dispositivo in corso. Attento, per continuare la configurazione, vai all'ottimo lavoro. Ci sono un paio di cose che potresti provare sul tuo nuovo Echo. E il tuo Echo e Trump posso aiutarti a gestire i tuoi programmi e ricordarti i prossimi eventi. Basta collegare il tuo account Google, Microsoft o Apple e chiedermi di aggiungere, cercare o eliminare un evento. Puoi ricevere un link per configurare il tuo account? No. Come avete sentito, vi fa la presentazione in tutte le lingue, quelle più conosciute. Dopodiché, come vi dicevo, avendo già altri dispositivi Amazon, si è autoconfigurato e io attualmente posso comandare qualsiasi dispositivo direttamente dall'Echo Dot di quarta generazione. I tasti, come vi dicevo, sono sempre fisici. Come vedete, invece di girare la luce blu intorno, cambiano i numeri direttamente qui sul display. Qui sotto ho un display che vi segna sempre l'ora e, in caso aumentiate il volume, vi dice a che volume siete attualmente. Funzione muto.
si accenderà il LED rosso qui sulla parte in alto e nella parte in basso il solito LED circolare. Il tasto di azione, luce blu, ed è in attesa che voi gli diate qualche informazione o gli facciate qualche domanda. L'orario si è aggiornato automaticamente, quindi più semplice di così. Vi posso garantire che anche la prima installazione è stata veramente semplice. Comunque vi ripeto, abbiamo fatto un video anche su questo, quindi vi basterà semplicemente andarlo a vedere. Adesso vi farò vedere che è già connesso con, ad esempio, tutta la domotica che ho in casa. Spegni albero di Natale. Accendi albero. E come avete visto, funziona tranquillamente con tutti i dispositivi che avevate precedentemente configurato. Qualche caratteristica tecnica: abbiamo l'altoparlante che è messo qui nella parte anteriore, l'altoparlante che è stato inserito all'interno è da 1,6 pollici, più o meno 41 mm. A diffusione anteriore, come vi dicevo prima, quindi il suono arriva molto più diretto. Amazon garantisce una potenza maggiore, un suono più profondo, più pulito per quanto riguarda l'ascolto della musica. Il semplice parlare, troverete la voce molto più squillante, molto più chiara e pulita rispetto alla sua versione precedente. Poi in un secondo video vi farò sentire le differenze tra i due prodotti. Amazon dichiara inoltre di aver installato un chip molto più veloce, in modo tale da essere molto più reattiva per quanto riguarda le domande che gli fate e quindi l'azione che viene messa in pratica. Faremo un test magari anche su questo. Amazon inoltre dichiara di aver inserito la funzione di disattivazione, nel senso che nel momento in cui non viene utilizzato, questo non andrà ad attingere alla corrente di casa. Anche se nella versione con l'orologio un minimo sì, perché deve far funzionare comunque il display qui nella parte anteriore. Quanti gradi ci sono? In questo momento la temperatura è di 3 gradi Celsius. Per oggi la massima prevista è di 9 gradi. Gli ho chiesto la temperatura, me l'ha fatta comparire qui sul display e in più me l'ha detta naturalmente, essendo un assistente vocale è il suo lavoro. Queste erano le caratteristiche del nostro dispositivo. Esteticamente mi piace molto, ha una forma tonda e si sposa sinceramente molto bene col tipo di arredamento che ho in casa. Dopodiché la valutazione sull'acquisto e sull'estetica è puramente soggettiva. Bene ragazzi, abbiamo acceso il nostro dispositivo, avete visto quanto è semplice se per caso avete già altri dispositivi collegati della nostra assistente vocale. Se per caso è il vostro primo acquisto, la valutazione parte dal lato estetico per poi dopo finire determinate caratteristiche tecniche che abbiamo valutato in sede di acquisto. Però per quanto riguarda la decisione tra la versione 3 e la versione 4 la faremo in un prossimo video. Quindi rimanete sintonizzati con noi, naturalmente qui sotto vi metto il link in descrizione, cliccateci sopra, vi rimanderà direttamente ad Amazon. Se siete fortunati e trovate il periodo giusto, la potrete trovare anche in offerta. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!